Poi preannuncio che siccome stranamente, ma è uno dei pochi convegni dove non siamo in ritardo, ma anzi siamo quasi in anticipo sui tempi, eventualmente dopo l'intervento di Alessandro Cagnoni, se lo ritenete, è possibile magari fare qualche domanda o qualche osservazione ai relatori della mattina. E poi vi offriamo un sobrio buffet qua fuori in modo tale da riprendere, no, alle 14 in maniera puntuale e precisa. Alessandro Cagnoni. Buongiorno a tutti, come anticipato dal dottor Fossati, vi parlerò quindi di questo questionario che alcuni dei principali stakeholder, quindi portatori di interesse, enti, amministrazioni, professionisti, eccetera, hanno redatto nel corso del progetto Geomol. Il progetto Geomol è partito nel 2012, dopo alcuni mesi di preparazione. Tecnicamente le operazioni sono iniziate a settembre del 2012 e dopo alcuni mesi, quindi nel giugno del 2013 è stato organizzato il primo workshop, l'informazione geologica a supporto della pianificazione e dell'utilizzo sostenibile delle risorse del sottosuolo. Nel corso di questo workshop è stato distribuito questo questionario di cui vi parlerò e di cui andiamo a vedere poi i risultati. Un secondo momento di partecipazione da parte di questi portatori di interesse è stato vissuto a febbraio del 2014, quindi a circa metà progetto, nel quale sono state illustrate uno stato d'avanzamento dei lavori e quindi si è dato modo di poter vedere come il progetto stava avanzando, fino ad arrivare ad oggi, quindi il 23 aprile, in cui illustreremo poi i risultati e quindi vedremo se tutte queste aspettative che abbiamo potuto valutare attraverso questo questionario sono state attese o meno. Come dicevo, il questionario è stato distribuito con principalmente due finalità, quello di raccogliere dagli stakeholder indicazioni sulle tipologie dei prodotti che il progetto si prefigurava di ottenere, quindi sappiamo che il Geomol si occupa di studi del sottosuolo delle pianure padane di quest'area e quindi di questa modellazione, soprattutto in 3D, e vediamo se attraverso questi questionari quali erano i prodotti che in realtà erano reputati più interessanti ottenere. Oltre alla tipologia dei prodotti, ovviamente qualcosa ancora di più specifico, quindi poter valutare quali caratteristiche e quali formati potevano essere interessanti per chi opera poi materialmente in questo settore, quindi qualcosa che possa servire concretamente nel lavoro che questi operatori effettuano sul territorio. Andiamo ora brevemente ad analizzare il questionario di cui i risultati andremo ad analizzare più nelle slide successive. Come tutti i questionari, è stato suddiviso parte da dei campi anagrafici più banali fino a qualcosa sui prodotti e sulla normativa di settore. Il questionario è un questionario che è stato distribuito a livello di partenariato europeo, quindi volutamente ci sono delle indicazioni, delle diciture che si sono dovute adattare, devono essere calzanti un po' per tutti i partner europei, quindi magari troverete anche delle voci che non sono realmente calzanti per il territorio nazionale. Ecco. Comunque, partendo dai campi anagrafici, abbiamo le denominazioni dell'ente, quindi del soggetto che doveva compilare questo questionario, e la categoria di appartenenza, quindi se si trattava di pubbliche amministrazioni piuttosto che enti di ricerca, università, servizi, eccetera. Si chiedeva anche di definire qual era il settore in cui questo soggetto è più operativo, quindi il campo di attività, che potevano svariare dalle attività legislative, quindi più che altro rivolte verso gli enti e le autorità di governo, piuttosto che altre funzioni, quali funzioni di ricerca per le università, di progetti, consulenze, eccetera. Il settore di interesse è riferito al settore di interesse in cui opera materialmente l'ente che andava a compilare il questionario, quindi se si occupa di aspetti legislativi piuttosto che aspetti di ricerca, aspetti di mitigazione del rischio, geopotenziale a livello generale, eccetera.
La seconda parte del questionario è mirata invece ad avere indicazioni sulla tipologia dei prodotti che si vogliono ottenere. Quindi in questo caso andiamo da prodotti che possono essere di stampo più normativo, legislativo come linee guida, fino a prodotti più specifici e operativi come banche dati digitali, modelli geologici, prodotti geografici classici quali mappe, raster, vettoriali, eccetera. Se facciamo uno zoom sui prodotti, veniva chiesto anche attraverso questi campi di dare un'importanza per guidare ancora di più nel dettaglio quali prodotti erano utili da ottenere nello studio di questo progetto. Di conseguenza c'era la possibilità anche di indirizzare ancora sempre più nello specifico di avere indicazioni sulla tipologia dei prodotti. Allo stesso modo, come per l'importanza, veniva chiesto anche di dare indicazioni sui formati da ottenere, quindi mappe piuttosto che modellazione, mappe di tabelle piuttosto che mappe statiche, eccetera, eccetera. L'ultimo campo di questo questionario invece è riferito al discorso, come dicevo prima, normativo, legislativo, e quindi se c'erano esigenze particolari dal punto di vista normativo per guidare e risolvere delle criticità che al momento sono ancora in corso per l'utilizzo di queste risorse del sottosuolo. Ora andiamo invece ad analizzare quelli che sono i risultati che abbiamo ottenuto attraverso l'analisi di questi questionari. Per quanto riguarda i dati raccolti, qui abbiamo un dato a livello europeo, non abbiamo purtroppo modo di vedere i dati della Baviera, non perché non abbiano risposto, ma perché tecnicamente non abbiamo potuto visualizzarli al momento. E quindi diciamo che a livello generale abbiamo avuto una buona percentuale di dati raccolti dai tre partner italiani, che sono appunto Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna e Ispra, con circa il 22% di tutti i questionari raccolti a livello di partenariato europeo. La Svizzera è quella che ne ha tenuti di più, circa il 46%, e in misura minore gli altri partner. Ma chi ha materialmente risposto a questi questionari? In questi grafici vediamo, nella parte in alto a sinistra, il grafico riferito agli utenti a livello di partenariato europeo, mentre in quello più grande in basso, quello riferito esclusivamente ai partner italiani. Vediamo che in entrambi i casi la pubblica amministrazione e i consulenti, i progettisti, quindi il mondo della libera professione, è quello che ha risposto in misura maggiore, sia a livello europeo che a livello italiano, con oltre il 20% dei questionari raccolti. A livello europeo vediamo che al terzo posto abbiamo una buona risposta da parte di quelle categorie denominate come servizi di pubblica utilità e industria, mentre a livello italiano abbiamo avuto un dato maggiore per quanto riguarda le università e gli enti di ricerca e sviluppo in generale, quindi il mondo un po' della ricerca. Questo dato è riferito al settore di attività in cui opera l'ente che ha risposto a questi questionari, quindi vediamo che sostanzialmente è un po' figlio del grafico precedente. In Italia e a livello europeo abbiamo un dato abbastanza similare, quindi il settore di attività che più ha interessato da questi soggetti è quello riferito allo sviluppo di progetti, di consulenze, studi, ricerche, come anche il dato è confermato a livello europeo, anche se in percentuale leggermente inferiore. Questo grafico invece ci illustra il settore di attività o di interesse in cui opera l'ente. Quello che emerge da questo grafico è un forte interesse per quelle che sono le risorse indicate come geopotenziali, quindi tutte quelle risorse del sottosuolo. Tutti gli interpellati hanno risposto, quindi con una percentuale del 100%, per un grande interesse per quanto riguarda i geopotenziali. Forte interesse hanno anche avuto quello che riguarda un po' tutto il discorso dell'interpretazione, della modellazione, dell'acquisizione dei dati, quindi le metodologie che ci aiutano ad operare in questi settori. Tutti gli altri interessi hanno avuto percentuali minori, comunque quelle legate sia alla mitigazione del rischio più che aspetti normativi e legislativi. Questo per quanto riguarda il dato riferito al settore italiano, che poi non ho riportato il grafico riferito a quello di partenariato europeo, in quanto i risultati sono stati più o meno simili. Se andiamo ad analizzare, facciamo uno zoom su quello che è il settore di attività di interesse che ha riscosso maggior interesse,
che è quello riguardo i geopotenziali, vediamo che il dato più interessante è riferito a queste tre tipi di categorie, quindi il campo dell'energia geotermica in generale con l'87% dei risultati, le acque sotterranee, quindi quello di tutta la natura idrogeologica del sottosuolo, e quello riferito alla pianificazione territoriale, intendendo come pianificazione territoriale quella più a livello di superficie, quindi quelle contenute nei piani urbanistici e negli studi di microzonazione sismica dei piani urbanistici, quindi della componente geologica di quelli che sono gli strumenti di pianificazione territoriale in generale, sia quindi a livello di ente più locale come comuni che a livello di province, eccetera. In Italia abbiamo in questo grafico vediamo che il settore di attività o di interesse riferito sempre ai geopotenziali, anche in questo caso ha dato come risultati i tre campi che abbiamo visto anche a livello europeo nella slide precedente, ovvero sempre energia geotermica, acque sotterranee e pianificazione territoriale. In questo caso abbiamo uno spostamento della percentuale maggiore per quella che riguarda il campo delle acque sotterranee. Comunque diciamo che bene o male i risultati si sono equivalsi in entrambe le indagini, quindi a livello europeo che a livello italiano. Passiamo a vedere quali sono i prodotti più desiderati, indicando con le caratteristiche dei prodotti dal punto di vista tecnico. I risultati ottenuti a livello di questionari raccolti in Italia sono gli medesimi risultati, molto simili a quelli raccolti a livello globale, infatti ho rappresentato in un unico grafico questi risultati, che sono quelli italiani, che però comunque a livello di percentuale sono molto simili agli altri. Vediamo che quali sono i prodotti che interessano di più. In generale vediamo comunque i prodotti geografici e le banche dati e i modelli geologici a livello digitale, quindi ovviamente qualcosa che sia usufruibile dagli operatori e quindi utilizzabile nel lavoro del loro quotidiano, delle loro attività, e oltre a questi diciamo che ha riversato molto interesse quello che possono essere le linee guida, quindi l'interesse nel voler comunque utilizzare qualcosa che al momento non è così probabilmente ben definito come una normativa, degli indirizzi che possono aiutare ad operare nel settore. Questo lo vedremo anche più avanti in quelli che sono i risultati delle indagini che abbiamo specificatamente chiesto per quanto riguarda gli aspetti normativi. Per quanto riguarda i formati dei prodotti, quindi andando ancora più nel dettaglio dei prodotti desiderati, vediamo che a livello complessivo, quindi di partenariato europeo, hanno rivestito maggiore interesse quello che sono i modelli 3D, quindi quello che è un po' la novità di questo progetto, comunque editabili, quindi utilizzabili anche dagli operatori, non qualcosa di, chiamiamo, statico e congelato, ma un qualcosa che possa anche aiutare l'operatore a dare delle sue interpretazioni sulla base di dati che vengono forniti. E allo stesso modo vediamo che la considerazione vale anche per quanto riguarda le mappe vettoriali, perché sono quelle che poi possono essere utilizzate attraverso gli strumenti GIS e che quindi sono molto più interpretabili e utilizzabili rispetto alle, chiamiamole, vecchie mappe digitali statiche come i raster o altri formati che comunque non consentono un'elaborazione particolare. A livello italiano abbiamo dei risultati analoghi a quelli raccolti a livello europeo, anche in questo caso grande importanza per questi modelli 3D editabili e per le mappe vettoriali, quindi utilizzabili dai GIS. In questo grafico invece vediamo quale importanza hanno i prodotti che sono stati elencati all'interno del progetto delle slide precedenti per il lavoro di questi portatori di interesse. Vediamo che questo è il dato riferito ai tre partner italiani,
hanno dato comunque dei risultati importanti per quanto riguarda le unità stratigrafiche, con comprensiva anche dei limiti strutturali, quindi delle superfici di queste unità geologiche del sottosuolo, e per quanto riguarda anche le superfici piezometriche dei principali acquiferi, che vuol dire voler avere a disposizione comunque dei dati il più pulito possibile, in maniera tale da poter poi lavorare e avere la possibilità di dare delle interpretazioni che possono adattarsi a seconda del tipo di attività che ogni operatore va a effettuare nel corso del proprio lavoro. Quello era il dato relativo alle mappe digitali, questo è il dato relativo ai modelli 3D. In questo caso, oltre a confermare quanto già visto nella slide precedente per i modelli delle mappe digitali, che erano i dati riferiti alle unità stratigrafiche e quindi comprensibili dei sistemi di falli, eccetera, e le superfici piezometriche degli acquiferi, abbiamo un'ulteriore rilevanza che è stata data a quelle che sono le distribuzioni delle proprietà fisiche, quindi modelli come possono essere quelli di temperatura e altre proprietà chimico-fisiche degli orizzonti del sottosuolo, il che vuol dire che questo modello 3D comunque dà qualcosa in più rispetto a quelle che sono le banche date più, chiamiamole, classiche. E quindi è un dato importante, nel senso che il Geomol, che si prefigura proprio di fornire questa modellazione in 3D, che è un po' la novità di questo progetto, ha ricevuto comunque una buona, diciamo, un buon successo. L'ultimo dato che vi vado a mostrare è quello cui anticipavo in precedenza, legato agli aspetti più normativi e alle strategie legate sempre comunque a linee guida o esigenze normative che si hanno in Italia, che si hanno necessità di acquisire in Italia per questo tipo di settore. Vediamo che è emerso comunque la necessità di avere, di riempire un po' una lacuna normativa, comunque di implementare quella che è la normativa di settore per quanto riguarda l'utilizzo dei geopotenziali, quindi delle risorse del sottosuolo, legate anche a possibili conflitti di interesse nell'utilizzo degli stessi, e quindi su questi aspetti dovremmo ragionare a livello di pubblica amministrazione per cercare anche di vedere e di risolvere un po' quelle che sono le criticità che sono emerse nel corso di queste indicazioni fornite dagli stakeholder. Questo è un po' il risultato complessivo di questo questionario, e nel corso degli interventi che seguiranno nel pomeriggio noi avremo modo poi di vedere esattamente i risultati del progetto, e quindi di vedere poi concretamente se e come queste aspettative sono state soddisfatte in modo pieno, oppure se c'è l'esigenza comunque di sono emerse altre indicazioni in merito ai prodotti che abbiamo realizzato nel corso del progetto. E con questo avrei concluso. Grazie. Bene, abbiamo in effetti un po' di anticipo e io vi proporrei, se ritenete, se ci sono delle osservazioni, domande, considerazioni che volete fare, che poi probabilmente potranno essere riprese anche poi nell'ultimo intervento di oggi pomeriggio, che delineerà un po' anche le questioni e gli sviluppi futuri di quello che si potrebbe ulteriormente fare nella programmazione, nella nuova programmazione europea nei prossimi anni, quindi per sviluppare ripartendo dalla Geomol. Non so se c'è qualcuno che ha necessità, fa domande, osservazioni, considerazioni, ci sono delle persone, alza la mano, magari si presenta e fa le domande che ritiene di fare. Mi sembra che ci sia, mi sembra che sia tutto chiaro. Sì, no, c'è una domanda, ecco. Grazie. Presentati. Sì, sono Bassi, sono geologo. Una domanda, una curiosità. Avendo seguito le altre presentazioni,
approfondimenti di Geomol. A un certo punto si credo, avendo a disposizione dei dati stratigrafici che vanno dagli anni 50 ad oggi, provenienti da molti, soprattutto da Eni Agip, ma anche da altri operatori, ci si chiedeva nelle conferenze precedenti se la valutazione stratigrafica che si dava dal dato di pozzo doveva essere uniformata e riferita ad un modello geologico definitivo, e se questo è stato fatto o se lo schema stratigrafico che abbiamo visto, io ricordo Gallare, Serniano e le argiliti che stanno sopra, se questo schema è confermato e se vale per tutta la pianura padana, almeno in quel settore che è stato esaminato da Geomol. Allora, di schemi definitivi in geologia non esistono, per fortuna, perché evolvono le conoscenze, così anche le modellizzazioni, le schematizzazioni. Certamente la letteratura e quindi la classificazione dell'unità del sottosuolo della pianura è meno consolidata di quella, che già non è del tutto consolidata, però è in catena alpina o appenninica. Un grosso lavoro su questi settori è stato fatto dal progetto CARG, che ha cercato di uniformare un po' le varie scuole, le varie sorgenti di informazioni e di interpretazione. Per la pianura padana effettivamente la situazione è più complessa. Abbiamo cercato di inventarci il meno possibile nomi nuovi, unità nuove, quindi partendo dalla letteratura più recente soprattutto, penso ai lavori di Ghelmi, che è un geologo di Agip di questi ultimi anni, che almeno, non per tutto, ma almeno per il settore più recente della colonna stratigrafica, diciamo a partire dall'oligomiocene, ha fatto una sistematizzazione che è ad uso Agip, ma che ha comunque un approccio non solo operativo, come erano le unità vecchie che chiamavano spesso col nome del pozzo in cui le avevano attraversate, e poi magari si faceva fatica, come del resto si fa fatica in catena, a fare le correlazioni, a individuare dei nomi di unità con un certo approccio più moderno. Quindi abbiamo cercato di utilizzare quei nomi già esistenti, di utilizzare delle unità, diciamo così, informali per la parte invece del quaternario, quindi il pleistocene, sicuramente rivedibili, qualche stratigrafo, qualche purista storcerà il naso, ma l'importante è capire di cosa stiamo parlando. Quindi quando parliamo di quaternario marino, se faccio un esempio, il QM, sappiamo tutti che è un certo intervallo stratigrafico compreso tra le superfici di discontinuità, è marino in buona parte della pianura padana, ma ci sono altrettanti settori in cui è già continentale, proprio perché le facce si spostano, e quindi uno potrebbe dire, lo chiami quaternario marino, in realtà sono facce scontinentali, però è giusto per capirsi, riprendendo anche definizioni nel passato storicamente utilizzate. Quindi diciamo che sicuramente la stratigrafia del sottosuolo è ancora in divenire, lo sarà penso per molto tempo. Abbiamo cercato di fare una schematizzazione che tenesse conto anche ovviamente delle unità locali, penso alle ghiaie di Serniano, ad altre formazioni più o meno equivalenti in altri settori della pianura, cercando di utilizzare dei nomi che richiamassero la conoscenza già esistente. Però niente di definitivo, per fortuna. Due domande un po' meno tecniche, visto che non sono un geologo del settore. Sull'ultima parte, quella illustrata dei questionari, mi è sembrato di osservare un'apparente contraddizione, ossia inizialmente la geotermia come uno dei temi di interesse e invece le distribuzioni di temperatura non di grande interesse. Volevo sapere se avevate interpretato, se c'era un motivo di questo. E dall'altro il tema della microsismicità legata agli stoccaggi sotterranei, non mi sembra di averla osservata tra le preoccupazioni, i temi.
Volevo domandare se allora non era stata sottoposta, visto che invece poi successivamente è diventato un tema molto sensibile e di interesse, quindi se su questo c'era qualche considerazione. Vado sempre io. Beh, allora, per la parte del questionario, intanto una premessa. Il questionario è stato impostato a livello di partenariato complessivo, soprattutto da parte del capofila Regione Baviera, poi noi l'abbiamo tradotto con poche possibilità di adattarlo alla realtà locale, perché ovviamente c'era poi necessità di avere una uniformità e per poter fare dei confronti. E, di conseguenza quell'aspetto, non so se Alessandro è qualche... l'obiezione era che c'era un interesse discreto in una delle domande sul potenziale geotermico, mentre poi non c'era una risposta altrettanto presente sul modello delle temperature. Ora può anche darsi, non so se abbiamo interpretato questa apparente contraddizione. Non avevo sentito bene la domanda, mi spiace. Cioè, c'erano due domande apparentemente coerenti con delle risposte invece diverse di interesse. Una per il modello geotermico che era importante, una per il modello delle temperature che invece era... Ma in realtà non c'era una risposta proprio specifica sul modello delle temperature, era sui modelli 3D, mi sembra in una delle ultime slide, che ci fossero un interesse più specifico rispetto a quello che era nelle mappe digitali, per il quale era emerso minore interesse. Quindi, come per dire, nel modello 3D abbiamo la possibilità comunque di avere un'acquisizione di un dato, come nel caso dei modelli di temperature, che è più facilmente accessibile rispetto a quelle delle mappe vettoriali, comunque, che danno delle indicazioni su orizzonti. Questo è un po' mi sembra il dato emerso dal questionario, quindi la differenza tra mappe vettoriali e modello 3D. Adesso non so se era questo. Sì, però è vero che anch'io notavo che, almeno in Lombardia, abbiamo avuto diverse casistiche, no, di richieste di ricerca petrolifera, di approfondimenti, quindi anche con non solo con metodi indiretti, ma anche con perforazioni, soggette a valutazione di impatto ambientale o a verifica di esclusione dalla via, fortemente contestate localmente, anzi in qualche caso anche diniegate, se mi ricordo bene, da parte della struttura competente di regione. Anch'io mi aspettavo che qualche interesse in più probabilmente deriva dal fatto che chiaramente queste situazioni poi sono situazioni spesso locali. È chiaro che se vai a somministrare il questionario a chi si è occupato, alle amministrazioni oppure locali che sono state coinvolte o interessate da domande di concessione di quel tipo, magari i risultati sarebbero stati anche diversi, questo è evidente. Però anch'io mi aspettavo che uscisse un pochettino di più l'aspetto anche del tema della microsismicità legata all'introduzione, all'utilizzo quindi del sottosuolo, eccetera. Dopo il terremoto, anche insomma, ci sono stati anche articoli o cose insomma molto al di fuori anche degli aspetti di carattere scientifico, quantomeno non basati su questo, ma qualcuno anche con qualche parvenza di carattere scientifico che ha trattato questo tema in generale. Sì, come dicevo, sicuramente il questionario appunto è nato per tutti i partner e devo dire che l'esigenza di approfondimento di questa parte della pericolosità sismica, più naturale o indotta che sia, non era stato all'inizio molto evidente. Anzi, in particolare, dato che il terremoto di maggio 2012 è sopravvenuto proprio in fase di valutazione del progetto, noi partner italiani abbiamo chiesto e ottenuto anche dei fondi aggiuntivi proprio per poter sviluppare questa parte che era abbastanza, in realtà non è proprio esclusiva, però diciamo più caratteristica della pianura padana, dell'area pilota pianura padana, piuttosto che al di là delle Alpi, anche se al di là delle Alpi qualche fenomeno potrebbero anche avercelo, ma evidentemente preferiscono
non andarci. Per cui oggettivamente il questionario non era mirato, forse non c'era neanche una domanda specifica su questo. C'era una domanda sugli stoccaggi, se era un tema interessante, un tema di attività che ha avuto un certo numero di risposte, non c'era una domanda specifica sulla correlazione tra sismicità e stoccaggi. Però è un aspetto che poi ovviamente in quegli anni dopo il terremoto e quei mesi dopo il terremoto è venuto, come tutti sappiamo, molto, molto alla ribalta, con poi esperienze in Emilia Romagna con il problema del laboratorio Cavone, commissioni, approfondimenti che in parte, non so se Chiara vuoi dire qualcosa, anzi forse è il caso, sì, hanno anche giovato dell'attività di Geomol, si sono giovate dell'attività di Geomol. Adesso Chiara D'Ambrogi di Ispra magari vi dice qualcosa di più in dettaglio, visto che abbiamo un po' di tempo da utilizzare. Più che altro una precisazione, credo che Andrea ha spiegato il progetto, diciamo, nella sua forma, in termini di stesura dei contenuti, è partito e è stato consegnato prima che si verificasse il terremoto. Il progetto è un progetto europeo e aveva uno scopo molto preciso, fare in modo che i servizi geologici europei, nazionali o regionali, si dotassero di strumenti comuni di modellazione e analisi in termini di metodologie di lavoro. L'obiettivo era quindi produrre quell'oggetto geologico che faccia da sostanzialmente infrastruttura. Vediamo, si tratta di modelli geologici a delle scale regionali che non vanno quindi a dettagliare le singole strutture che sono spesso i luoghi diciamo di utilizzo specifico del sottosuolo. La microsismicità non era, per motivi che in parte ha detto Andrea, uno dei temi quindi del progetto. Secondo me non si può neanche pensare che un oggetto geologico a questa scala possa essere utilizzato tout court per un confronto con la microsismicità. In quel caso bisognerebbe fare degli studi approfonditi e comunque molto più localizzati sul settore che si vuole analizzare. Quindi il progetto si pone l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento dentro il quale le potenziali risorse vengano in qualche modo posizionate. È uno strumento di analisi a una scala piuttosto ampia, fornisce uno strumento importante per chi fa pianificazione e per chi deve prendere anche delle decisioni. Per qualunque utilizzo successivo è necessario comunque un approfondimento. Quindi, diciamo, parliamo di scale diverse, finalità diverse, non era tra gli obiettivi del progetto e quindi rincorrerlo successivamente all'evento sarebbe stato comunque non possibile, insomma, diciamo, non era previsto nel partenariato nessuno che si occupasse di questi aspetti specifici. Poi in parte le regioni hanno in qualche modo cercato di diciamo, inserire delle attività che fossero più prettamente legate al territorio, alla problematica terremoto, visto che comunque si era verificato, e quindi un'indagine aggiuntiva è stata fatta. Però parliamo sempre di una scala piuttosto ampia. Ecco, insomma, diciamo, è importante specificarlo perché sennò si confondono gli obiettivi con il quale è stato prodotto il modello che poi vi presenteremo più tardi. Io sono Luca Martelli, Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna. Completo la risposta di Chiara D'Ambrogi e un po' introdotta da Andrea Piccin, perché poi in corso d'opera, quando sono nate tutte le richieste di approfondimento di conoscenze a seguito del rapporto della Commissione Ichese, i prodotti i prodotti allora parziali di Geomol sono stati utilizzati come quadro conoscitivo per gli approfondimenti richiesti nell'ambito del laboratorio Cavone. Quindi diciamo che le conoscenze allora disponibili sono comunque state utilizzate anche per rispondere in parte ai quesiti del rapporto della Commissione Ichese.
Io volevo chiedere, visto che la rete italiana è una delle aree pilota, se c'erano già disponibili dei risultati anche sulle altre aree o se eventualmente erano previsti dei momenti successivi nei quali appunto visualizzare tutti i risultati e fare magari dei paralleli o dei confronti. Sì, allora, ogni area pilota o piccola aggregazione di aree pilota fanno di questi eventi regionali, diciamo così, in cui presentano i risultati nello specifico della propria area. Però i prodotti, così come il nostro, poi ne parleremo nel pomeriggio, vi stiamo facendo questa mattinata, è servita un po' per farvi venire l'appetito, non solo per il buffet ma anche per la conoscenza. I prodotti verranno messi a disposizione sul web, quindi poi uno potrà vedere come è stato interpretato questa modalità, di questo approccio geologico del progetto nelle varie aree. Ovviamente i partner nordalpini avevano più problemi di omogenizzazione tra Francia, Svizzera, Germania, varie regioni germaniche, tedesca, Austria, perché è un bacino unico e quindi hanno dovuto fare avevano già una sorta di modello di riferimento molto a grande scala in cui hanno fatto degli approfondimenti e poi si sono trovati a dover collegare con tutti i problemi che sappiamo funzionano, ci sono sempre a collegare carte geologiche o interpretazioni geologiche, forse maggiori del nostro, che tutto sommato avevamo un'area che intanto era staccata dalla loro, quindi non c'era, non solo fisicamente ma anche geologicamente, avevamo un certo grado di libertà e poi c'era comunque una conoscenza, come abbiamo visto, in parte consolidata, in parte da approfondire, però trans del bacino, non tanto della regione piuttosto che della cosa. E quindi, però, diciamo che più o meno abbiamo lavorato anche perché l'approccio comune è stato quello anche di definire modalità di elaborazione dei dati, di workflow, quindi di come elaborare, come partire partendo dalla sezione sismica, dati di pozzo, come arrivare al modello 3D, eccetera. Come metodologia si è cercato di definirla comune, una sorta di linea guida. Poi ognuno ovviamente l'ha applicata ai dati che aveva a disposizione, per esempio molti partner avevano della sismica, tanto molta meno sismica perché lì quello che ce n'è meno e magari è anche più difficile da ottenere. E poi però in compenso qualcuno ha avuto la possibilità di riprocessarla, cioè prendere il dato di acquisizione, elaborarlo, spendendoci anche una parte consistente del budget, proprio per cercare di migliorare il più possibile. È chiaro che l'acquisizione quella era, quindi i parametri quelli erano, però per cercare di migliorarne la qualità magari erano dati vecchi, processati in maniera un po' approssimativa del tempo, quindi hanno fatto delle operazioni di questo tipo. Noi invece abbiamo lavorato sui dati che c'erano come scelta iniziale anche per l'accordo con Eni e quindi l'abbiamo interpretata in maniera un pochino diversa, però il modello concettuale è più o meno omogeneo, insomma. Sì. Zampieri, Università di Padova. Chiedo se questo progetto prevede degli sviluppi futuri che magari possono essere estesi anche ad aree non strettamente di pianura padana, penso alla pianura veneto-friulana, cioè la vanfossa della catena subalpina orientale, dove anche lì esistono dei geopotenziali notevoli. Non so se questo, chiedo se dipenda dall'interessamento della regione, nella fattispecie regione Veneto, Friuli, Venezia Giulia, pongo questa domanda perché mi è capitato recentemente di analizzare un progetto di geotermia profonda basato su una geologia, su una struttura del sottosuolo completamente sbagliata, cioè su informazioni errate. Quindi sarebbe importantissimo avere appunto delle informazioni condivise, pubbliche, che siano corrette. Beh, direi che stai anticipando, ti do del tu perché l'ho studiato a Padova, ci conoscevamo. Stai anticipando quello di cui daremo qualche spunto nell'ultimo intervento. Il mancato coinvolgimento della Regione Veneto in realtà è stato un po' incidentale, nel senso che, come spesso accade in questi progetti europei, i partenariati cominciano a formarsi da alcuni nuclei, poi si estendono e molto spesso, un po' all'ultimo momento, si cerca di coinvolgere più persone possibili, ma non sempre. La Regione Veneto in particolare aveva fatto un'analisi e aveva deciso che non riusciva a gestire questa operazione in quel momento con quella struttura che aveva lì, diciamo, chiamavo servizio geologico, insomma.
e quindi non era un disinteresse, era una decisione organizzativa che in quel momento, peraltro poi devo dire che Regione Lombardia si è aggiunta un po' all'ultimo, per cui mi ha fatto anche un po' fatica a chiudere le fasi di preparazione, perché insomma poi, sullo sviluppo sicuramente, beh, quello che hai detto ovviamente è chiaro che sarebbe importante, lo scopo del progetto è proprio questo, avere una base dati corretta, il più possibile corretta, chiaro che ci sono sempre delle interpretazioni, ma insomma aggiornata con i dati disponibili proprio per queste valutazioni. Poi ognuno ci mette la sua testa e magari chiede approfondimenti eccetera, però partendo da un dato consolidato. E chiaramente la cosa più ovvia sarebbe proseguire allargando l'area, però intanto ci vuole, vabbè, poi ne parleremo nel pomeriggio, insomma, però ci vuole intanto delle risorse, quindi trovare un progetto. E non nascondo che nel programma Spazio Alpino questo progetto, che era visto un po' come troppo tecnico, troppo scientifico, ha fatto un po' fatica a passare nella fase di valutazione, perché il programma è abituato a vedere progetti che si occupano più di scambio di esperienze, di rapporti con gli utenti, insomma cose un pochino meno specifiche. Questo era visto un po' come un progetto di ricerca, anche se poi vedremo. Sì, è vero che ha un contenuto di ricerca, ma una ricerca molto applicata. No, non per niente è andato alla quarta call, no? Cioè nelle diverse programmazioni si affina sempre di più, le risorse si assottigliano sempre di più, e quindi alla fine effettivamente ci si è riusciti a agganciare proprio all'ultimo. Un po' quello e un po' comunque perché il capofila Baviera, che lo voleva fortemente, aveva il peso anche politico nel programma per dire facciamolo, quindi insomma... Bisogna quindi trovare un programma adatto e un partenariato che si organizza per tempo e fare una proposta che abbia ovviamente sempre un contenuto un po' applicativo, per renderlo meno teorico possibile. Sì, giusto, diciamo, un ulteriore dettaglio, l'idea di poter estendere diciamo, l'approccio, comunque l'idea del progetto per la parte italiana, perché in realtà i partner nord-europei, che erano quelli che hanno proposto il progetto e che quindi in qualche modo si sono mossi sicuramente prima di noi, hanno costruito un modello diciamo di inquadramento dell'intero bacino della molassa nord-alpina, quindi un po' quello che si sarebbe voluto fare in pianura padana, dove invece abbiamo soltanto l'area pilota. E quindi l'idea ci sarebbe, sarebbe sicuramente auspicabile, perché insomma ci sembra, speriamo che oggi pomeriggio presentando i risultati, insomma questa cosa passi anche a voi, ci sembra che l'idea di avere un modello geologico sul quale poggiare le analisi successive, qualunque esse siano, sia veramente fondamentale. Che questa cosa si possa estendere all'intera pianura padana è complicato, perché è complicato trovare un finanziamento che supporti un progetto di questo tipo. Il progetto è stato comunque oneroso, insomma per fortuna abbiamo avuto il finanziamento, perché comunque spendere quasi 2 anni in data room insomma non è una cosa da poco, e quindi per poter pensare di estendere questa cosa all'intera pianura è assolutamente necessario trovare la possibilità di un supporto finanziario, io direi anche nazionale. È chiaro che insomma, le difficoltà economiche le hanno un po' tutti gli enti, insomma, avere la possibilità di supportare economicamente un'analisi a scala di intero bacino sarebbe sicuramente l'obiettivo che ci poniamo. Il progetto Geomolle non avrà nell'immediato una prosecuzione, però i partner diciamo, esistenti del progetto stanno ragionando sulle possibilità di partecipare a call successive per estendere questo approccio anche ad altre aree, quindi perché no? Insomma, l'interesse, secondo me, diciamo, far sentire che c'è questa necessità è estremamente importante da parte della comunità geologica. Posso aggiungere un'ultima postilla, poi bisogna fare i conti con l'oste, nel senso che i dati ce li ha Eni, quindi bisogna anche che Eni sia disponibile a proseguire nella messa a disposizione dei dati, perché altrimenti con i dati esistenti sì, qualcosa si può fare, qualche dato pubblico c'è, chiaramente l'interpretazione, l'estrapolazione diventa regina e quindi anche la qualità poi dei prodotti ne risentirebbe, quindi bisogna verificare anche questo. Niente, se non ci sono altre domande o osservazioni, mi pare che fuori siano pronti e c'è un sobrio buffet e ci diamo appuntamento
alle 14 precise, magari anche qualche 5 minuti prima, per il pomeriggio. Grazie a tutti.